Gesù Cristo. Gesù Cristo, grazie che me l'hai mandato a me, grazie. Io ti ringrazierò per sempre, per tutta la vita, grazie che me l'hai dato a me. Ah. Si vanno trovando solo i femmine belle, i femmine... Tu sei il più bello, per me sei il più bello del tuo mondo. Saccia. Però non è solo che... No, è no. Che una femmina che sa poco, no. Una femmina di casa, una femmina... Una mamma stupenda. Che si sa da trovare? E mo fatica pure, porto pure i soldi a casa. Gesù Cristo, grazie, Gesù Cristo, grazie. Ciao, mi servirebbero dei dati del 6. Ah sì, come no? Quanti ne conto? Ma guarda, non serve che li conti, solo due. Uno e due. Ah, mi servirebbe anche una corda. Certo, di che spessore? Guarda, come questo. Ok, e quanto ti serve lunga? Uguale a questa. Perfetto, glielo taglio subito. Eccola qua la corda. Grazie mille. Ah, già che ci siamo, ce l'avete un qualcosa per scrostare le pentole? Come no, gliela faccio vedere. Quanta te ne serve, un chilo? Ma no, ho una pentola sola, che è un chilo. Ah ok, allora le taglio un pezzetto. Per pulire i piatti vuole qualcosa? Certamente no, ma io mangio direttamente nella pentola. Ah, giusto, giusto. Allora, li pago con 50 euro? Guardi, non serve che paga, è un omaggio. Grazie. Arrivederci, grazie. Ne volete 4 accendini per un euro? 4 accendini per un euro? Ciao Penelope, scusa il vocale, ma sto su un'isola e non c'è campo. Niente, mi sa che sto weekend non riesco a rientrare. Ti dico solo che in questo momento i miei colleghi sono diventati dei maiali. Mo stanno chiusi in una stalla di sta circe, una pazza sciroccata. Ti giuro Penelope, lo so che non è credibile, ma non è una scusa. Lo so che dal tuo punto di vista sembra che io non voglio tornare a casa. Prima il ciclope, scillecca Riddi, mo questa storia dei suini. Ma io veramente sono molto in difficoltà, Penelope. Tra l'altro, se puoi dire a Telemaco se mi viene incontro, perché la nave, i maiali, non la possono guidare. Tu intanto, se ti può distrarre, continua a fare l'uncinetto, che secondo me quando arrivo ci abbiamo tutto il corredo nuovo. Dai, no, vabbè, sto scherzando. Una sola cosa, Penelope, immagino che i proci ti stiano facendo un pressing non indifferente. Beh, se vengo a sapere che ti hanno messo le mani addosso, quant'è vero Zeus, prendo un arco e li faccio fuori uno per uno. Ti lascio che sta arrivando Circe coi maiali. Vediamo che riesco a combinare, dai, ciao 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 ciao. Ciao. Ma io comunque l'unica vera vincitrice di questo festival è la pazienza di Jair. Ma che pazienza di chi lo ha. Ma avessi piato una mazza per 4 ore. Ragazze, ed ecco qua la mia genovese. Guarda che buon di caffè è venuto il buco. Allora, adesso dobbiamo aggiustare la pasta perché la pasta si è fatta.
mucca, ma che certamente la mucca la dice con il primo piatto su. Ragazzi, abbiamo fatto due tipi di pasta, mo dopo vi faccio vedere che voglio fare il gnocco saltato alla genovese. Ragazzi, qua stiamo facendo il primo piatto, aspettate. Ragazzi, il piatto mio me ne sono messo un po' più poco, perché a verità ha già assaggiato pure chi la che mi ha fatto. Ragazzi, ecco qua, ha messo una un po' di assaggio, faccio dei carni, buon appetito. Troppo buona, guardate qua. Buona domenica, signore, belle cose vi mangiate di buono. Mio marito mi è rimasto con pesce sotto fuoco. Volete che aspettate, lo faccio prego. Ecco qua, vedete? Pesce al forno io mi mangio. Bello miscele con il lupino. Questo che non so se sia il lupino e la vongola, che se no si mi sbaglia il lupino questo qua. Bello maruzziere. E chi si chiama l'ha già mangiato soli e brit. Solo per me me la combatte, stiamo soli e is. E mio figlio lo sa, guieto, guieto, guieto. Va già a frire il ripanzarotto, ha già fatto i funci, una bella parmigiana e le carciofole, come si dice, alla brace. E una bella bottiglia per blindare a questa bella domenica. Un bacio a tutti quanti e buona domenica. Scrivete qui cosa vi mangiate, dopo vado a vedervi a tutti quanti. Un bacio forte forte. Che fai? Biologia. Biologia tu? Giurisprudenza. Giurisprudenza tu? Filosofia. Fisiologia.